una battaglia calcistica contro, tra virgolette, la nostra bestianiera. Da quando abbiamo iniziato a fare le selezioni di Serie D non riusciamo a battere Santa Maria Cilento. Oggi avremmo meritato di vincere, poi addirittura la stavamo perdendo, poi alla fine siamo riusciti a pareggiare su un calcio di rigore. Magari c'era il rigore prima e non l'ha concesso l'arbitro. E niente, una partita che avremmo meritato di vincere, però sì, alla fine tutto sommato il pareggio, come si erano messe le cose, il pareggio è un pareggio giusto, però ripeto, sull'1-1 noi abbiamo sperato tantissime volte la seconda marcatura, e poi c'è stato annullato un gol forte non c'è sul fuorigioco. Però pazienza, il calcio è questo. Sì, no, era fuori gioco, abbiamo rivisto le immagini, poi magari voi con calma allora, avrete allora, modo. E allora se lo dici tu, mi fido, direttore, se era fuori gioco, sì, pazienza, sì. Però ti dico, noi avremmo meritato di vincere, però alla fine abbiamo pareggiato, siamo contenti lo stesso e continuiamo così. Ma questo Johnson, che poi ha siglato le due marcature per il Santa Maria Cilento, ecco, due occasioni che non un calciatore che ha guadagnato queste marcature, o proprio la linea difensiva del San Luca non è riuscito così a fermarlo? Guarda Antonio, se dobbiamo fare la risamina della partita, noi abbiamo concesso prima 20 minuti alla Santa Maria e poi il mister ha corretto in corso, diciamo, la formazione, ha sostituito il portiere Antonino con Zampaglione per far entrare un over in avanti, perché eravamo privi di alcuni attaccanti, eravamo privi di Bruzzaniti, di Pelle, di Jeannet, che alla fine non ce l'ha fatta, si stava riscaldando e ha avuto un risentimento. Poi dire, eravamo con un solo attaccante, Rei Nero, alla fine il mister ha voluto fare scendere in campo una formazione con 50 attaccanti, più compreso Francesco Giampaolo, classe 2003, per sì, poter vincere la partita, ma non ci siamo riusciti ugualmente. Sì, Maesano tra l'altro proprio nei minuti battute finali, secondo finale, ha avuto forse a quel punto anche la stanchezza, che poi su un campo del genere chiaramente chiunque alla fine arriva distrutto, ecco, dopo 90 minuti di gioco e anche oltre. Sì, la Santa Maria si è affacciata soltanto due volte nell'area del San Luca e ha fatto due gol. Niente, è inutile dire sempre le stesse cose. Potevamo vincere, però non abbiamo vinto e si va avanti. Adesso pensiamo alla prossima partita, che sarà tosta in casa del Trapani, prima o poi di giocare due in casa con Ragusa e Castrovillari. La striscia di risultati positivi si allunga, però chiaramente, come diceva Giampaolo settimana scorsa, meglio perderne qualcuna ma vincere e non pareggiare, perché chiaramente un punto muove poco la classifica. Sì, questo è vero, però ci sono alcune partite che il pareggio è ben accetto, altre partite tipo come quella di oggi o come quella contro la San Cataldese. Certo, poi siamo andati a vincere, sei stato un buon profeta Antonio, perché noi siamo andati a vincere ad Aversa, contro il Real Aversa, contro secondo me una squadra molto ma molto più forte del Santa Maria Cilento. Sì. Si va avanti il calcio, si sa che è così, ogni partita fa storia a sé, si può vincere o perdere con chiunque, però vuol dire le partite in casa quantomeno bisogna vincere. Non certo. Siamo riusciti per, secondo me a questo punto c'è anche la fortuna di mezzo. Bruzzaniti, capitolo Bruzzaniti, oramai insomma è di dominio pubblico questa notizia, che possa approdare in altre squadre, tra l'altro facendo due categorie indietro, ecco, perché sarebbe arrivato, diciamo, un accordo con l'Ardore. È così? Lascerà San Luca? Tenterete di trattenerlo? Ancora si sta discutendo, qual è la posizione, ecco, del San Luca? Allora io ti posso rispondere. Bruzzaniti è da due partite che non gioca perché era squalificato. Sì. Bruzzaniti è un tesserato del San Luca e il mercato si aprirà il 1° di dicembre, però chi vuole il tesseramento di Bruzzaniti deve bussare
alla sede del San Luca a parlare con il presidente, perché ripeto, Bizzonito è un nostro tesserato, da 4 anni che lo paga il San Luca. Se l'Ardore o chi o qualsiasi altra squadra vuole Bruzzanito, devo parlare con la dirigenza, con la proprietà del San Luca, trovare un accordo, e poi Bruzzanito può andare dove vuole, ma non solo Bruzzanito, ognuno è libero di andare dove vuole, però devo parlare sempre con la società del San Luca, perché sappiamo che a dicembre si possono fare gli svincoli, trasferimenti e via dicendo.